Abbiamo approvato alcune variazioni al piano triennale delle opere pubbliche e ci sono contenute anche alcune novità significative. La prima, che era per noi enunciata come una sfida nel programma elettorale perché le risorse sono significative e non era semplice reperirle. Invece, ci siamo riusciti, quindi di conseguenza abbiamo finanziato l'intervento che vedrà la realizzazione del parcheggio del Palazzetto dello Sport e la viabilità sostanzialmente di collegamento. È importante perché il palazzetto è sicuramente un'opera significativa, un'infrastruttura significativa per il nostro territorio e per la nostra città. Mancavano però per l'appunto dei parcheggi adeguati alla struttura, una viabilità adeguata alla struttura stessa. Quindi questo è un primo risultato importante di un percorso che ci vedrà sicuramente, quantomeno nel 2018, iniziare i lavori. Quindi procederemo ora alla gara, alla progettazione, alla conclusione della progettazione, dopodiché alla gara e infine ai lavori. Questo per noi però ecco, è un risultato sicuramente significativo. Ci sono anche altre novità contenute all'interno della variante per quanto riguarda le opere pubbliche, perché è previsto il finanziamento nell'anno 2018 dell'intero intervento riguardo all'ampliamento della mensa e la sistemazione della viabilità interna in modo tale da mettere in piena sicurezza tutti i percorsi, anche questo è un altro intervento significativo. Sempre nel 2018 abbiamo previsto 300.000 euro per intervenire sulla Torre Storia di Piazza Canevaro. Alcuni cittadini, o comunque cittadini, sicuramente avranno notato che abbiamo fatto un primo intervento sulla torre storica che sostanzialmente è di contenimento perché la torre necessita di una manutenzione straordinaria, abbastanza significativa, in modo tale non solo da riqualificarla, quindi da abbellirla e valorizzarla, ma anche da renderla più robusta per quanto riguarda anche eventuali eventi calamitosi come possono essere i terremoti, in modo tale che la torre non subisca alcun danno o comunque possano essere minimizzati al massimo. Non c'è solo questo intervento qui perché oltre a queste cose qui sono previste anche nel 2018 l'intervento sulla strada del Borro del Tasso che versa in cattive condizioni e quindi necessita anche in quel caso lì di un intervento significativo. Sono un po' le opere che ci separano dalla conclusione del mandato che siamo in condizioni di realizzare grazie proprio a questi finanziamenti che metteremo progressivamente in atto e di questo siamo soddisfatti. Grazie.